L'Abruzzo è tra le prime regioni italiane ad aver investito nella formazione degli ITS, degli istituti tecnici superiori per le nuove tecnologie. Un nuovo sistema di formazione che rende protagoniste le imprese che possono così partecipare attivamente all'identikit del lavoratore di cui l'indotto necessita. Insomma, si tratta di mettere in campo una legge di mercato semplice in cui domanda e offerta si incontrano. Da quest'anno l'ITS meccatronica ed informatica abruzzese estende le proprie attività anche alle altre due province abruzzesi, quindi non solo area Chieti-Pescara ma anche area Teramo e area Avezzano. Questo serve per essere vicini a tutti i territori, a tutte le realtà produttive. Una formazione terziaria, quindi alternativa non concorrenziale ma alternativa all'università, quindi è una formazione professionalizzante, è una formazione che garantisce sbocchi lavorativi importanti. La riforma introdotta dalla legge 99 del 15 luglio del 2022 ha di fatto istituito il sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. L'obiettivo è quello di rafforzare ulteriormente le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca. I dati ci dicono che il 95% dei ragazzi neodiplomati entro un anno dall'acquisizione del diploma di tecnico superiore riescono a trovare occupazione, e questo probabilmente per la formula vincente di mettere in atto corsi realizzati secondo le esigenze del mercato, delle aziende. Sono le aziende parte della fondazione e sono loro che forniscono ben il 60% del corpo docente. Sono corsi che vedono 1000 ore di attività ma ben 800 da fare direttamente all'interno delle aziende. Perché abbiamo investito tanto? Non soltanto sull'FS Plus, come lei diceva, abbiamo triplicato gli investimenti, perché in questo modo abbiamo consentito a ciascun ITS di attivare almeno 2 corsi, e questa è un'attività frutto di concertazione con gli ITS. Sono loro che ci hanno pungolato e la regione ha risposto a questo input. Proveremo anche con la nuova programmazione del PSC a finanziare anche i laboratori, la riqualificazione delle aule formative, e perché no immaginare delle borse di studio anche per i ragazzi più meritevoli. Possono accedere ai percorsi di istruzione offerti dall'ITS Academy i giovani e gli adulti in possesso di istruzione secondaria superiore, di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale.